Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati qua sul canale. Oggi video guida, ma prima di tutto, se non siete iscritti al canale o comunque vi piace il video, lasciatemi un like o iscrivetevi e ricordatevi sempre di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati qua su Gaming Galaxy. Ora, oggi parliamo un po' del rampino. Questo perché ho visto diversi video, ovviamente, che spiegano come funziona il rampino, ma in realtà ho visto nei miei girovagare tra terre guida, missioni facoltative, fine della storia, gruppi random, che questa nuova tecnica di presa del mostro è veramente abusata, tralasciando tra le altre parecchi danni che in realtà si potrebbero fare senza utilizzare proprio il rampino. Bene, quindi andiamo a vedere realmente a cosa serve il rampino, ma soprattutto quando utilizzarlo. E per ultima cosa, quindi nel terzo blocco a fine video, andiamo a vedere anche come funziona il rampino e come si lancia il mostro contro un ostacolo. Per prima cosa, quindi, come funziona il rampino e soprattutto che cosa serve e quando serve rampinare il mostro. Bene, il rampino chiaramente è una nuova tecnica che ci permette in qualche modo di arrivare al mostro e di utilizzare il rampino per poterci aggrappare a lui e fargli dei danni. Quindi possiamo con il rampino noi evitare dei danni. Se per caso il mostro a terra ci sta caricando, noi possiamo schivare e rampinare automaticamente il mostro e di conseguenza evitare l'attacco portandone uno noi, quindi una volta rampinati portargli l'attacco, o per esempio rampinare il mostro quando è in volo. È una cosa molto utile se per esempio sono stati lanciati troppi baccelli lampe, quindi il mostro è diventato, diciamo, immune al baccello lampo. In realtà non è diventato immune, ma in quel preciso momento non lo si può tirare giù tramite un baccello lampo. Noi possiamo aggrapparci al mostro e comunque portargli dei danni che in realtà in Monster Hunter World, non Iceborne, ma Monster Hunter World, noi non potevamo fare a meno che non avessimo una balestra, un arco o la glaive. Ebbene, il rampino quindi non bisogna abusarne, non bisogna continuamente farlo, non è il metodo di danno principale che un personaggio qualsiasi con un'arma qualsiasi deve portare. Questo perché? Perché il rampino comunque anche volente o nolente, anche quando noi andiamo a procurare il danno, come vedete, io è vero che ho la possibilità di fare determinati danni, ma è molto meglio se i danni vengono fatti in questa determinata maniera. Come potete vedere, sono danni nettamente più consistenti e soprattutto fatti con un DPS migliore e di conseguenza una velocità molto maggiore che rampinarmi, cliccare, aspettare, fare la mossa. Questo è ovvia come cosa, ma a quanto pare in Iceborne tutti se la sono dimenticata. Quindi cercate sempre di stare a terra, di fare i danni contro il mostro e di usare il rampino solo ed esclusivamente quando è necessario. Dovete puntare alla coda? Allora potete usare il rampino, tirargli la botta con il rampino e di conseguenza, quando siete a terra, continuare i danni sulla coda. E il mostro in aria potete rampinarlo, fargli dei danni, magari farlo cadere a terra. Ma per il resto il rampino non serve praticamente a nulla, se non veramente a perdere del tempo e a fare in realtà molti meno danni di quelli che magari potreste fare normalmente. Come seconda cosa andiamo a vedere come funziona il rampino. Il rampino ha due modalità. Come avete visto fino ad adesso, io ho rampinato il mostro, provocato dei danni e questi danni hanno fatto cadere dei baccelli. Bene, questa è la prima fase praticamente, rampinare il mostro e far cadere dei baccelli. Baccelli che vengono ovviamente droppati a tutti e che noi possiamo tranquillamente andare a raccogliere. Questo perché? Perché i baccelli che il mostro droppa servono poi per far sì che il mostro venga sbattuto contro il muro. Ora, anche qua è una tecnica che va utilizzata poco, due, tre volte durante un combattimento, ma non di più. Questo perché sbattere il mostro contro il muro non è un danno che serve per ucciderlo. È vero che fa parecchi danni, ne fa all'incirca 1.900 se non ricordo male, ma è vero anche che è una tecnica che si può utilizzare
poche volte. Questo perché il mostro, ogni volta che noi ci rampiniamo, ci può buttare per terra e provocare dei danni. O comunque magari è in una fase avanzata e infuriato e quindi non riusciamo noi ad arrivare alla sua faccia, a rampinarci e a provocare i danni necessari o comunque a provocare la corsa contro il muro che noi vogliamo. Quindi, quando si provoca la corsa contro il muro, beh, per esempio, quando il mostro è stanco. Quando il mostro è stanco, noi possiamo tranquillamente rampinarci al mostro, sbatterlo contro e farlo andare contro il muro come ho fatto adesso. Ebbene, ci sono quindi anche qui diverse soluzioni per sbattere il mostro contro il muro, o soluzioni che si ottengono ovviamente prima rampinandolo e facendo cadere dei semplicissimi baccelli. Questo è una soluzione, potete ovviamente anche prendere i baccelli in giro per la mappa e utilizzare gli stessi baccelli chiaramente per andare a fare la stessa identica cosa. Ricordatevi che per quanto riguarda i baccelli che droppa il mostro, che di solito sono quelli spinosi o bomba, di solito ne droppa 3 e bastano quei 3 per fare in modo che il mostro venga lanciato contro il muro, quindi la mossa attuale. Per quanto riguarda invece le pietre, dovete essere pieni. Questo perché se non avete 20 pietre, il mostro non fa questo. Ora, il rampino ve l'ho spiegato, ho spiegato più o meno come funziona. Ci sono 3 ovviamente modalità di rampino, c'è il primo rampino, quindi il classico colpo, come ultima cosa, il colpo chiaramente per muovere il mostro sempre e comunque dove noi siamo, quindi se siamo a destra si muoverà verso sinistra, se ci rampiniamo a sinistra si muoverà verso destra, e il terzo e ultimo colpo invece è quello in cui noi, una volta spostato il mostro verso un muro, noi lo lanciamo contro il muro stesso. Non è difficile, bisogna soltanto trovare il timing giusto, cosa che non è ovviamente facile. E come ultima chicca, ma giusto perché sono qui e beh, vi sto portando una piccola guida che può esservi utile, utilizzate queste tecniche soprattutto con armi che sono molto veloci nell'evade. Questo perché mentre per quanto riguarda le doppie lame, un Inset Glaive o comunque una spada e scudo, una spada veloce, sono armi con spostamenti rapidi e quindi vi potete mettere in condizioni facili per rampinare, armi come per esempio il martello o comunque la spadascia, che sono molto molto più lente nel posizionarsi attorno al mostro ma fanno molti più danni quando sono a terra, ebbene secondo me dovreste lasciare a questi determinati tipi di armi, quindi armi molto veloci, la possibilità di fare quello che vi ho appena mostrato, mentre voi se utilizzate armi molto più devastanti, quindi come un martello, come una spadascia, ebbene rimanete sotto il mostro e continuate a pestarlo. Avrete l'occasione di pestarlo più facilmente quando il mostro si sarà lanciato contro il muro e sarà caduto per terra. In quell'occasione voi avete campo libero per provocargli tutti i danni che volete. Bene, questa era una piccola guida che ho visto su Facebook che la chiedevano e di conseguenza io ve l'ho portata. Spero di esservi stato utile. Con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.